Innanzitutto che ha dato tanto a questa squadra e poi merita di tornare a far parte del gruppo perché ha avuto un grosso infortunio, ha avuto una grandissima costanza, una grandissima voglia per tornare a giocare, adesso probabilmente ce l'ha quasi fatta e quindi noi l'aspettiamo a braccia aperte. Che lacrima, sia da parte tua e di tua moglie. Sì, beh, chiaro, a me mi dispiace lasciare questa gente perché anche in questo momento mi è stata vicina. Allora gli faccio un invito, state vicini a questi ragazzi come siete state vicini a me, perché questa gente merita il miglior palcoscenico possibile, che è la Serie A. Io voglio troppo bene al Cagliari, quindi io mi espongo anche di prima persona andando contro me stesso. Per sempre per il bene del Cagliari e per l'amore che ho per questa squadra, per questa gente, per questa città. Qualcuno forse ha intrapreso male come un mio atto di forza, ma non era così, era solo un atto di amore verso questa squadra. Hanno scelto questa decisione, la prendo dal lato professionale e la devo prendere, dal lato dei sentimenti malissimo. Poi può essere quello, io lo facevo con Mazzone, l'ho fatto con qualche allenatore, anche in quel momento lì lo facevo per il bene del Cagliari. Forse non giocando, forse qualcuno l'ha intrapreso male, forse il mio errore, ma che non è stato un errore, è che io non giocavo, quindi qualcuno lo poteva interpretarla male le mie parole. Sono sentimenti che me lo dettano, che il campo è difficile perché passano gli anni, sono già 32, salteranno, è difficile che un giocatore possa ritornare qua, però io lascio una piccola speranza nel mio cuore. Ho i figli nati qua, io mi sento un sardo adottato e quindi per me sarà sempre nei miei cuori tutto questo.